ancora 2013 News, adesso parliamo di schede grafiche. Infatti stanno per uscire le nuove schede grafiche AMD, le famose con il modello di punta, la famosissima AMD R9 390X, dopo il modello precedente 290X. Cosa avrà di nuovo questo modello? Intanto si passa dall'architettura Hawaii all'architettura Fiji, due cambiamenti molto radicali. No, parlando di caratteristiche, hanno una vera novità dal punto di vista tecnico. La novità è la memoria HBM, ovvero una memoria che non è disposta in modo orizzontale, ma è disposta in modo verticale. Cosa consente? Intanto consente di ridurre quelle che sono le dimensioni delle schede, della scheda video stessa, perché comunque disponendo per esempio 4 GB di memoria in orizzontale una sopra l'altra, piuttosto che disponendole una di fianco all'altra, consente di avere schede video molto molto minori. Ma non solo, consente di avere una GPU meno potente rispetto alle precedenti e quindi consumare meno, quindi ridurre appunto quelli che sono i consumi e tra virgolette essere una scheda video più ecologica. Questo è quello che si pensa riguardo la AMD Radeon R9 390X, di cui ci sono molte immagini in rete, ma non si riesce a trovare quella giusta, anche perché non è ancora stata pubblicata da AMD, quindi è quasi impossibile trovare quella giusta. Appunto, quello che colpirà appunto la memoria HBM, che ancora Nvidia non ha adottato, la adotterà con la nuova architettura, l'architettura Pascal, e vedremo poi quali sono le differenze tra ancora una volta AMD e Nvidia, che ormai diventa quasi un obiettivo per AMD sfidare le concorrenti, sia Nvidia per le schede grafiche che Intel per i processori. Infatti appuntamento sarà fondamentale anche per l'anno prossimo, dove il processore AMD, ma parliamo appunto, torniamo a parlare di quelle che sono le schede grafiche. Ci aspettiamo appunto per il debutto per quest'anno la R9 390X, la R9 380X, se non addirittura anche la 370X, tutte con architettura, certe architetture Y composte da 8 GB di DDR5, GDDR5 o addirittura le Fiji con 4 GB HBM, consente di avere un bandwidth più che raddoppiato, cioè una larghezza di banda gigabit per secondo che passa da 200 della 290X, poco più di 200, a addirittura 500, diminuendo addirittura il clock del processore e della memoria stessa, quindi avendo prestazioni molto più elevate senza però andare ancora una volta ad influire quelli che sono i consumi, quelle che sono le temperature, anzi addirittura si va a ridurre quelle che sono queste caratteristiche. Qui ci vediamo con il prossimo news di HR2012, aspettando appunto questa hardware che ci ha colpito molto, e vedremo appunto quale sarà la differenza tra ancora una volta AMD e Nvidia. Ciao a tutti, HR2012. Mi raccomando, un'ultima cosa, seguiteci anche su Facebook, www.facebook.com/car2012, o anche su Twitter come lcar2012. Ciao a tutti, mi raccomando. Mi raccomando, un'ultima cosa, seguiteci.